Class Overpower fatto finalmente qui su Advanced Warfare, in cui cercherò di fare delle classi con armi che ormai avete tutti o comunque armi che non pensate siano così forti. Come in questo caso sto utilizzando la K12 Feeder, come potete vedere dalla piccola game cam in alto. La K12 Feeder è ovviamente una variante della K12 e secondo me è una delle migliori perché parte con un pool di munizioni, quelle base che avete a disposizione, molto alto. In più ha delle munizioni in più all'interno del caricatore. Qual è il vantaggio di questa cosa? Che utilizzato con caricatori aumentati, come sto usando io, voi avrete molte, ma molte, molte più munizioni con quest'arma. Un altro vantaggio comunque di quest'arma è il fatto che può essere usata senza calcio regolabile, come state vedendo ovviamente qui dallo screen. Io non utilizzo calcio regolabile, che comunque sembra una cosa molto strana, ma perché grazie diciamo, alle tante munizioni, al fatto che mira molto velocemente attraverso estrazione rapida e comunque non arre in culo, quest'arma si può skippare ovviamente calcio regolabile, cercare di prendere i nemici, agganciarli subito con la mira e cercare di shottarli. Quindi il mio consiglio è utilizzare calcio anteriore, caricatori aumentati e impugnatura fulminea. Per quanto riguarda i perk, uso leggero e basso profilo, come sapete, perché posso essere invisibile a UAV, colpi traccianti e ping exo. In questo modo, quando giocherete anche da soli in pubblica, sarà di grande aiuto per voi non essere visti magari dal ping exo o dagli UAV, che sono veramente una cosa incombente in questo Call of Duty. Perk numero 2, invisibilità. Utilizzo invisibilità perché in questo caso? Perché non sono rilevabile dai droni comunque che mi possono sparare addosso e come sapete ci vogliono solamente 850 punti per tirarli. E sinceramente preferisco così non essere visto dal drone che mi può sparare automaticamente, nemmeno magari dai Warbird o dai Paladin. Questo sempre sperando che non mi vedano, dato che sono invisibile ai loro radar, non ho il target rosso intorno. Per la terza specialità, come vedete, non utilizzo propulsione furtiva e utilizzo solamente resistenza per evitare che quando mi sparino l'arma mi salti in alto e non uccidi la persona, e sciacallo per riprendermi le munizioni e cercare di fare una DNA, dato che è ovviamente un must avere sciacallo. Il problema, così è che sarete visti facendo ovviamente i dash, ma quello che vi posso dire è che la mappa è molto piccola su Advanced Warfare, quindi il mio consiglio è, anche se ovviamente utilizzate in questo caso sciacallo al posto di propulsione furtiva, cercate di minimizzare i salti solamente quando dovete raggiungere una posizione magari elevata di vantaggio dove non potete essere uccisi, o comunque quando cercate di spostarvi in un punto. Ma sempre state attenti, se lo spawn dei nemici è vicino a voi, di non farlo, perché potrebbero comunque fermarsi, andare in un headglitch in qualche punto coperto e aspettarvi. Per quanto riguarda le serie di punti, utilizzo l'UAV, in questo caso con velocità, tempo extra e rilevamento minacce. Velocità perché ovviamente lo scan è più veloce e quindi mi consente di vedere più spesso dove sono le persone attraverso i muri, attraverso il rilevamento minacce, che è una sorta di mini VSAT, si può dire, per quelli che ovviamente non hanno ancora come si chiama, il basso profilo. Oltre a questo utilizzo tempo extra in modo che duri di più l'UAV e mi consente anche di fare più punti per prenderne un altro. Io spero vi sia piaciuto questo video, bitches, sulle classi overpower. Fatemi sapere qui tra le altre classi con cui ho fatto la DNA quale vi piacerebbe vedere. Ho comunque fatto altre DNA, quindi potrei pubblicare anche quelle. Io vi saluto, bitches, ci becchiamo al prossimo video.